Negli alberghi di Venezia il personale torna a candidarsi per essere assunto. Prima dell'alta marea eccezionale del novembre 2019, negli alberghi iscritti ad AVA si contavano circa 8.000 dipendenti. Nei 2 anni e mezzo di crisi, però, si sono persi circa 2.400 lavoratori, vale a dire circa il 30% dell'intero settore. Nel 2023 si è già registrato un ritorno delle professionalità richieste e quindi il gap è sceso a circa 1 migliaio di posti ancora vacanti, come spiega il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto. L'anno scorso, purtroppo all'atto della riapertura, avevamo perso circa il 30% dei nostri collaboratori. Noi abbiamo 8.000 dipendenti diretti nelle strutture alberghiere e quindi circa 2.400-2.500 lavoratori non sono rientrati perché giustamente hanno avuto altre esigenze lavorative e sono andati in altri settori come la logistica, la grande distribuzione e altri settori che durante la pandemia sono andati avanti. Quest'anno si sta verificando un'importante inversione di tendenza. Siamo arrivati a dimezzare all'incirca il gap, quindi siamo ancora a un 15%, quindi 1 migliaio di risorse che sono carenti per il nostro settore, però la controtendenza è continua, quindi possiamo definirci abbastanza soddisfatti. Sicuramente il 2024 vedrà il pareggio di quelle che sono il nostro fabbisogno di forza lavoro. A fare la differenza è la tipologia di contratto che viene offerta. Sicuramente il fatto di essere una realtà che applica il contratto leader del settore del turismo, quindi con le 14 mensilità, con tutti quelli che sono gli elementi, TFR, la bilateralità, i fondi assistenziali, è tornato ad essere sicuramente appetibile per il lavoratore. Siamo convinti che la nostra proposta di lavoro sia una delle proposte migliori del settore.